A 60 anni ci si avvicina alla pensione dopo una vita di lavoro. A quell'età, invece, Angela Pantaleoni decide di ripartire da zero, in Cile. E a 84 anni la signora del vino ancora non si ferma. Ma facciamo un passo indietro. Nel 1973, insieme al marito, acquista l'azienda vitivinicola La Stoppa sulle colline di Rivergaro, ora nelle mani della figlia Elena. Dopo qualche anno dalla morte del coniuge, decide di partire per una vacanza e di andare a trovare un'amica, anche lei piacentina, in Cile. Solitamente le persone vanno in pensione a 60 anni, lei invece ha ricominciato una nuova vita. Ho cominciato, sì, una nuova vita e sono andata in Cile a fare un giro così, a trovare un'amica. Però là ho visto che c'era molto da fare. Abbiamo partecipato a una fiera e di lì abbiamo creato questa impresa di importazione di prodotti italiani e soprattutto piacentini. Musetti, della Giovanna, Cirio, quando andavamo in giro con i pick-up, carico di cartoni, andavamo a consegnare ai clienti. Facevamo delle cose che le donne in Cile non fanno ancora adesso. Che cosa le è entrato nel cuore di questo paese? Beh, è un paese molto semplice, molto. Allora, 30 anni fa, era anche un paese che era un po' arretrato, diciamo. Poi si è sviluppato molto anche là. Oggi Angela torna ogni tanto in Cile, ma si è prevalentemente stabilita alle Canarie. Quando sono partita per il Cile, ho lasciato i miei tre figli che si arrangiassero da soli e loro si sono arrangiati molto bene, direi molto meglio di quello che potevo fare io. Cosa senti di dire ai giovani di oggi che magari sono in cerca di lavoro, sono sfiduciati? Di andare, di prendere un aereo e di andare e di trovare qualcosa da fare in giro per il mondo.